di fronte agli aspetti modernissimi, conserva nell'interno tradizioni secolari. La città rinnovata in un momento in cui la Repubblica Pisana godeva di grandissimo splendore, insomma, era la città più importante del mondo e chiaramente si è costruita un duomo a misura della sua grandezza, insomma, non una piccola chiesa, ma un duomo colossale. Ecco, Pisa, diciamo, diamo delle date, diciamo, dall'11, 12, 13 secolo era una città grossa per i tempi. Importantissima, molto importante, importante per i suoi, diciamo, traffici commerciali con il Medio Oriente, era una città importantissima, forse più di Venezia, insomma, era una città. Tra l'altro il Duomo di Pisa è stato iniziato contemporaneamente a San Marco di Venezia, certo. Quindi c'è questa idea che queste due grandi potenze volevano avere appunto la cattedrale era il prestigio della città, della Repubblica, e quindi doveva essere straordinaria in dimensioni e in qualità.